Ciao amici sportivi, benvenuti qui sul secondo canale. Come sempre vi devo far portare video in macchina, ma vabbè, ormai vi sto abituando a questa cosa. Riguardo al video di ieri, ragazzi, vi devo fare una errata corrige. Purtroppo ieri, erroneamente, dopo aver letto le prime notizie da casa ieri sera, vi ho detto che Ancelotti aveva richiesto il ritiro. In realtà, come avete detto anche voi, vi ringrazio anche per questa cosa, Ancelotti era contro questo ritiro, che da Napoli è stato definito come un ritiro costruttivo e non punitivo. Vi devo chiedere scusa riguardo questa cosa. Ancelotti quindi non c'entra nulla, la squadra non è contro Ancelotti ma è contro la società. Vedremo come si evolverà la situazione. Per quanto riguarda ciò che ho detto, cioè che secondo il mio punto di vista l'Inter è superiore al Napoli, questo è il mio punto di vista, ovviamente è soggettiva la cosa. Se volete, in un prossimo video posso argomentarvi anche le motivazioni, chiedetemelo qua sotto nei commenti. Ma a parte tutto, ragazzi, parliamo di una notizia, la notizia del giorno, e cioè l'ho postato anche su Instagram, sulla mia pagina di Instagram e sulla mia pagina di Facebook. Ho postato la fotografia che dice, appunto, un post della Serie A che afferma che molto probabilmente dall'anno prossimo, dal 2021, la Serie A starebbe pensando di spostare almeno una partita, probabilmente il match clou del campionato, almeno una partita all'estero. Questo per cercare di aprirsi ai campionati esteri, per cercare di aprirsi al mercato internazionale. Già capitato, diciamo, con la Supercoppa italiana, l'abbiamo fatto spesso, anche altre nazioni hanno seguito questa cosa. Mi viene in mente semplicemente il classico di Spagna, che doveva essere giocato tra Real Madrid e Barcellona, se non sbaglio negli Stati Uniti, o comunque in generale all'estero. Vogliamo fare la stessa cosa? Allora, e qui si dipanano, si aprono due correnti di pensiero. La mia, cioè che secondo me la Serie A fa tanto le pubblicità dicendo che la pirateria che uccide il calcio, intanto sono queste le scelte che uccidono, secondo il mio punto di vista, il calcio vero, il calcio da stadio, il calcio dei tifosi veri italiani, e cioè la Serie A spezzatino, il discorso di fare appunto queste partite lontanissime che ti privano la possibilità di giocare quella partita in casa, per cui hai pagato magari anche l'abbonamento, e ti costringono, tra l'altro pagandoti da solo il biglietto, di andare in un paese estero, probabilmente anche negli Stati Uniti o in Cina, per poter assistere e poterti fare la tua squadra. Penso che sia una cosa veramente assurda, veramente senza senso. Così come il discorso dei due canali televisivi per poter assistere alla Serie A, non soltanto uno, anche se da quest'anno è diventato uno unico, volendo si potrebbe anche utilizzare uno unico, hanno capito questa cosa, molto bravi finalmente. E quindi, partendo da questo presupposto, io sono appunto con questi qua che dicono, che affermano che questa, secondo me, è una stupidata. Altri invece affermano, ed è tutto opinabile la questione, affermano che questo è un modo per aprirsi ai mercati esteri. Le squadre italiane sono tra le squadre meno tifate al mondo. Possiamo capire che la Juventus con Cristiano Ronaldo è una delle squadre più tifate al mondo, quindi ci sta, però le altre hanno perso tifo che avevano negli scorsi anni, come Inter e Milan, non sono più così tanto tifate rispetto a una volta, almeno questo è quello che mi hanno detto, così come Roma, Napoli, Atalanta e così via, la Lazio e così via, non sono squadre che all'estero hanno questo grande appeal, maggiormente per le romane e per la squadra di Napoli, appunto. Anche a livello nazionale non sono così tanto tifate, vengono tifate solamente dalle persone, dai tifosi nati in quel paese e nati appunto a Napoli, napoletani, tifosi a Napoli. Sono molto rari e molto pochi i tifosi delle altre città rispetto magari alle milanesi o alla squadra della Juventus. E quindi aprirsi, diciamo, al mercato estero può dare la possibilità di vendere maggiormente il merchandising di queste squadre, vendere maggiormente la Serie A. Avendo più tifosi magari all'estero, si può vendere di più la Serie A, facendola tornare la Serie A di un tempo. Secondo il mio punto di vista non è questa la soluzione da poter utilizzare. Cioè, se tu vuoi vendere ai paesi esteri appunto la Serie A, non è facendo così, cioè non è andando a giocare una partita. Cioè, non è che se decidono di venire a giocare a Parma una partita di campionato danese, per farvi un esempio, a Parma perché è di fianco a me, io non è che dico no, che figata, voglio andare assolutamente a vedere la partita di campionato danese, così che possa iniziare a tifare per questa squadra, così che possa iniziare a conoscere questi giochi. Magari può capitare per qualcuno, qualcuno potrebbe anche fare, qualche amante del calcio lo può anche fare, ok? Ma non è questo che ti dà il via
per avere maggiori introiti per la Serie A, maggiori visualizzazioni in piano estero, ma è che cosa? Una forza diversa della Serie A, come posso dire, dei giocatori diversi, avere molti più campioni, dare il 100% sul piano internazionale nelle coppe per quanto riguarda le nostre squadre che hanno bisogno di giocare le coppe e di cercare di portare a casa i risultati e vincere queste coppe, non ad arrivare a essere diciamo non passare neppure i gironi o arrivare sempre terzi andando poi in Europa League, e poi in Europa League mettiamo i giocatori di riserva perché d'Europa League ce ne fottiamo, quindi perdiamo anche contro squadre improponibili bulgare e rumene, insomma ce la fanno un lavoro diverso sulla Serie A, un lavoro di ricostruzione completamente diverso rispetto al semplice cercare di vendere magari un Inter Juve, un Juve Napoli negli Stati Uniti o in Cina, che secondo loro magari spinge le persone ad acquistare cosa? Acquistare sempre le stesse maglie, cioè sempre la maglia della Juventus, sempre la maglia dell'Inter. Beh, difficilmente poi vengono vendute di più le maglie della SPAL o le maglie del Parma e così via, capite? C'è da fare un discorso diverso, un discorso di social, un discorso di storia, un discorso di spettacolarizzazione della Serie A in casa, prima in casa, un rinnovamento degli stadi che è fondamentale per aumentare il proprio tifo. Perché in Inghilterra tutti quanti guardano il calcio inglese, a parte perché è molto spettacolare, ma anche perché gli stadi sono fantastici, hanno una storia bellissima, le squadre hanno una storia stupenda, c'è questa atmosfera completamente diversa, le squadre che vanno, i tifosi che vanno allo stadio praticamente andando a piedi verso lo stadio, io intanto sono arrivato, vanno a piedi verso lo stadio, cioè è tutta una magia diversa, una sensazione diversa. Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate a riguardo. Io sono arrivato, però non vi voglio far sentire il parcheggio, il suonino, sentite? Ecco. Fatemi sapere, ripeto, in un commento qua sotto voi cosa ne pensate a riguardo questa novità. Secondo voi è una cosa positiva o negativa? Parliamone, creiamo un'area di discussione qua sotto perché è molto importante. Io spero di aver detto tutto quello che avevo in testa, se no, nel caso, ci ribecchiamo nei commenti. Io sono arrivato al lavoro, vado. Un saluto, ciao da Papyrus.